E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su Plague Tale Requiem. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi. Ve ne chiedo davvero pochissimo e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ebbene, dopo un'eternità, per cui vi chiedo ancora scusa ragazzi perché ci sono state le feste di mezzo, eccoci qua finalmente di ritorno anche su Plague Tale, dove l'ultima volta c'era fermati qui. Purtroppo attualmente Emissia è inseguita da Arnaud dopo il disastro terribile che c'è stato, distruzione della città eccetera eccetera. Saremmo diretti verso Marsiglia. Il problema è che ci sono stati dei piccoli intoppi e quindi adesso dobbiamo vedere un attimino come risolvere questa situazione orribile. Quindi vediamo cosa ci attenderà d'ora in avanti. No, no, Emissia, lascia. Scusate ragazzi, allora perché ho confuso il tasto per correre. Benissimo, ricominciare proprio alla grande ragazzi. Direi davvero di darci una mossa perché sennò il caro Arnaud qua ci fa a spezzatino, quindi non perdiamo troppo tempo. Sì, lì c'è la barca, ma te ne devi andare all'inferno, esatto. Penso che sia la cosa. Stai scherzando, vero? Tu morirai. Perché non ti infili qua sotto, dai. Per adesso siamo in salvo, per adesso. Oh oh. Dove ci va? Dobbiamo occupare sua famiglia. No, che deve fare la nostra famiglia? Pezzo di merda, che vuoi fare? Stupido pezzo di merda. Raggiungi la barca prima di Arnaud. Ok, questa potrebbe essere una cosa problematica, ragazzi. Oh cazzo. Oh shit. Allora fermi. Perché la cosa adesso è problematica, ragazzi. Perché. Allora, cazzo, la cazzo di fionda. Devo soltanto, ragazzi, riprendere un attimo di dimestichezza coi comandi. Perché. Ovviamente è passato un po' di tempo e quindi ho un attimo purtroppo dimenticato come eseguire certe azioni. Per cui datemi un secondo. Dovremmo essere più veloci di lui, mi sembra di capire. Quindi può essere sì davvero problematica la questione, ragazzi. Allora, dobbiamo sfuggire ai nemici. Io non so se la cosa più saggia è evitarli, perché colpirli in qualche modo la vedo abbastanza complicata. Allora, intanto facciamoli passare. Il punto è come cazzo. Allora io non c'ho praticamente più niente ragazzi. Allora l'unica cosa che posso fare è che ho pure nulla di materiale. Proprio nulla di materiale. Questo è proprio un grosso problema, signori miei. Mi devo muovere perché. Ok. Non so cosa fare contro questo, ragazzi, sinceramente. Non ho coltelli, non ho frecce, non ho vasetti, non ho assolutamente nulla. Ho recuperato uno di alcol, ma non posso dargli fuoco, non posso fare nulla. Ok, allora, mi sono fatto un po' di extinguish, magari. È l'unica cosa che ci può dare un po' di vantaggio, ragazzi. Quindi direi di correre. Non so se è la soluzione giusta. Ecco fatto. Non penso sia la soluzione giusta, ragazzi, perché invece è proprio un grosso problema. Eccolo qua. Oddio. Allora on joue plus? Tu vas voir si chaud. Oddio, madonna che coraggio! Officier, no! Bougez pas ou je vous tue. Il faut l'aider. Credo che Lucas, non Lucas, Hugo sia l'unico che può darci una mano in questo momento. C'è un peu mieux que ça. Oddio, che vuoi fare? È l'unico.
Voilà tes renforts. Ok. No, no, dove andate? No, 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 no. Che restiamo qua? No. Andiamo, andiamo, andiamo. Tu vas pas mourir, hein? Non. Oh, non. Remontez! On n'a plus beaucoup de temps! Su, 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 su! Che la barca se ne va? Qu'est-ce que vous attendez? Che c'è? Amicia! Oddio, no, non mi dire. No, Amicia! No, no, non mi dire. Qu'est-ce que tu fais? Lucia, pourquoi? Oh, Gesù, Giuseppe e pure Maria. J'ai une idée. Si nous prenions la mer, rien que toi et moi, allons trouver ton île. Minchia, ragazzi, c'ha due palle grosse come due palle da bowling sta ragazza. E incomincia quel capitolo 6, tutto alle spalle. Hugo quindi ha deciso di farsi aiutare da Emicia, perché evidentemente non era neanche lui tanto d'accordo col piano di sua madre. È una grossa responsabilità, ragazzi, prendere questa decisione. Proprio una grossissima responsabilità. Poi, tra l'altro, andare alla ricerca di un'isola senza avere il minimo indizio, senza saperne nulla. Non sanno navigare un bateau. Mamma e Luca. T'en fais pas, Hugo. Je connais peu de gens aussi intelligents. Ça saigne encore. Oui, je crois qu'on ferait mieux de soigner ça avant que ça s'infecte. Il y a de l'eau là-bas. Oui. Meglio dargli una sciacquata. Sono perplessa, ragazzi, molto perplessa. Non mi aspettavo sinceramente questo risvolto della trama, nel senso non mi aspettavo che Emicia decidesse di restare con Hugo. Contrariamente al pensiero di sua madre. Oui. On dirait des dents. C'est l'île aux deux dents. Tu sais, je crois que je l'ai vue. En peinture. Au laboratoire de Vaudin. Alors elle existe vraiment? Je vais t'aider. Doucement, d'accord? Oui. Mamma mia, che botta che gli ha dato. Ah. C'est bon. Déjà? Parfait. Merci. Tu es douée, tu sais. J'ai essayé de pas te faire mal. Et tu as réussi. Bon, venez, messieurs. Nous allons trouver votre île. Oui. Ripeto, sono perplessa, nel senso che non me l'aspettavo. Cioè, non mi aspettavo che decidessero volontariamente di separarsi dalla madre e da Lucas. Perché, sai, magari uno dice, c'è stato un evento che li ha costretti a separarsi. Come on va su un'île? En bateau? Invece... Maman va être fâchée, tu crois? Elle ne va pas être contente, mais ne t'inquiète pas. Così... Tu crois que ces bandits, ils vont les suivre? Non, ils sont en sécurité. Mais ils ont pas d'armes. Ils vont fuir ou se cacher, Hugo. Waouh! Regarde ces belles fleurs. Oui. Allons, tu adores les fleurs. Mamma mia, ragazzi. Da togliere il fiato, eh? Cioè, graficamente... È uno spettacolo per gli occhi, questo gioco. Bellissimo, davvero, le ambientazioni, gli scenari. È stato cool. Hugo... Est-ce qu'ils savent nager? Tout ira bien. Promis? Oui. Attends, tu vois cet arbre?
Je suis sûre que je peux l'attendre avant toi. Maintenant? Pourquoi? Parce que tu es une poule mouillée. Même pas vrai. Toi-même. Montre-moi ça alors. 3, 2, 1... Bye. C'est qu'un poulet. Oh. Oh non. Oddio. Ça saigne encore. J'ai gagné. Dai, 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 dai. Ça va passer. Oh. Hey. C'est pas drôle. Désolée, Messie. Tu t'es fait mal? Non. Oh, regarde. Che c'è? Che scena tenera, ragazzi. Ça, c'est vraiment une belle plume. Elle est toute douce et toute bleue. Elle a dû tomber du nid qui est dans cet arbre, là-haut, tu vois? Oh, oui. On cherchera d'autres nids et je suis sûre qu'on trouvera d'autres plumes. Oui. D'ici là, je ferai de toi un oiseau. Un chevalier oiseau. Tiens, ça me rappelle. J'ai trouvé de jolies fleurs quand j'étais avec Lucas. Tu les veux? Je crois que je préfère les plumes maintenant. Ah, ah. D'accord. Okay, c'était quindi... une belle course. Oui, c'est vrai. Anche questo è un collezionabile. Ça te fait encore mal? Non. Ce qui fait mal, c'est que je suis un poulet maintenant. Mais un gentil poulet. Trop aimable. La prochaine fois, je te laisse gagner. Ah oh, non. La prochaine fois, je t'écraserai. Molto molto bella questa scena, perché nonostante la drammaticità della situazione, Hugo resta comunque sempre un bambino, ragazzi, quindi Emicia questo lo sa, quindi cerca comunque di non dimenticare di non doverlo trattare da adulto, oh, ma comunque da quello che è. C'est quoi? Des chants. On dirait une messe. Il y a une église ici. On va voir. Qu'est-ce que c'est? Un marché? Non, on est trop loin d'une ville. Mais les chants viennent de là. Ils savent peut-être où est l'île. Oui. On va demander. Possiamo provare a chiedere, tanto vale. Ormai, visto che ci siamo, chiedi indicazioni per la costa. Vediamo un po' chi è sta gente. Est-ce qu'on peut vous aider? Salve. Bonjour. Oui, nous cherchons notre chemin. Pourquoi ils chantent, les gens? Oh, c'est l'heure de la messe. Nous sommes en pèlerinage. Okay. Alors nous prions pour arriver à bon port. Oh, vous vous rendez à Rome? Exactement. Et vous? Où allez-vous? Sur une île. On ne sait pas grand-chose à son sujet. Oh, notre meneur, Perreux, connaît bien la région. Il vous aidera. Vous le trouverez près des ruines. C'est lui qui dirige la messe. Mais vous devriez vous reposer à l'ombre. Vous avez l'air blessé. Oui. Merci. Merci. Je vous en prie. Ok, quindi c'è un tizio che comunque conosce bene la regione e magari ci può dare un'indicazione. Parce que l'année prochaine c'est le jubilé. C'est une année très spéciale. Allons trouver ce Perreux. Vediamo se questo tizio sa darci qualche informazione più precisa. Attenzione, les enfants. Doucement. Quante persone, caspita. Puisse le temps rester clément. Magari. Ça sent le ragoût. Toi, tu as du nez. J'ai faim maintenant. C'est surprenant. Allez, viens. Pauvre pied. J'ai jamais autant marché. Allora, i canti sembrano provenire da questa parte, ragazzi. Ci stiamo avvicinando sempre di più, eh. Comunque continuo a notare bonjour. Sempre con molto piacere. Oh, bonjour. I dettagli di ogni luogo in cui andiamo. Voilà la messe. Incredibile. Est-ce que c'est Perreux dans le fond? Chut. Oui. Tu pourras le voir quand ce sera fini. Oh, pardon. Nous attendrons ici. Merci. Plus près de toi, Seigneur, protège ces humbles pèlerins durant leur saint voyage, car ils cherchent le salut au milieu des ténèbres et reçoit les prières des plus faibles. Amen. 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 Vous pouvez y aller. Merci. Amen. Pardon? Amen ne veut pas dire merci, tu sais. Ah. Allons lui parler. Ok, possiamo andare finalmente a parlargli. Intanto sono ancora qui tutti in preghiera. Salve, signore. Bonjour. Ah, bonjour. Et bienvenue. Vous êtes nouveau ici.
Oui. Et à vrai dire, nous sommes un peu perdus. Et où allez-vous? Pas à Rome, je présume. Non, on essaie de trouver une île. Elle a deux dents et il y a un oiseau et un petit lac et des fleurs. C'est probablement une île avec deux grandes montagnes. On nous a dit que vous pourriez nous aider à la trouver. Je n'ai qu'un vague souvenir, mais j'ai une vieille carte de la mer Méditerranée quelque part. Vous voulez jeter un œil? Oui, merci. Ce serait parfait. Bonne chance. Qu'est-ce qui se passe? Nous cherchons un garçon et une fille. Non, porca loca, dai. Elle est armée et dangereuse. Sur ordre du comte Victor d'Arles, nous allons fouiller ce camp. Je vois la culpabilité dans tes yeux. Mais quoi que tu aies fait, je ne livrerai pas un enfant. Suivez-moi. Merci. Molto comprensivo questo tizio. Magari un altro ci avrebbe denunciato subito. Suivez-moi. Essayez de passer inaperçu. Qu'est-ce qui se passe? C'est facile. Faites place! Sortez de vos tentes! Il cherche quelqu'un. Niente. Pitié, ne nous faites pas de mal. Nous n'avons rien fait. De nouveau venu dernièrement. Des intrus. Zitti. Des gens arrivent tous les jours ici, vous savez. Ils vont tout raconter. Non, mais j'espère que vous vous rachèterez. Sapessi. Nous sommes tous jugés un jour. Sapessi che guai che abbiamo dovuto passare, caro. Il y en a d'autres. Deux enfants, une fille et un petit garçon. Je ne sais pas. On est tellement nombreux. Alors réfléchis. Hé, hey, faites attention. Reculez. Mamma mia, possibile non. Che questi ci devono perseguitare dappertutto? Cachez-vous sous la charrette avant d'être vu. Je m'occupe d'eux. Ok. Allez, Amicia. Je sais. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Avez-vous parlé à ce groupe là-bas? Certains nous ont rejoints récemment. Ils ne ressemblent pas vraiment à vos fugitifs, mais qui sait? C'est mieux que rien. Allons voir ça. Vous avez entendu? Soyez sur vos gardes et ouvrez l'œil. Bonne idée. On peut y aller, Amicia? Pas encore. Attends son signal. Hé, hey, vous! Moi? Depuis quand faites-vous partie de cette procession? La voie est libre. Venez, calmement. Allons-y. Andiamo. Vous trouverez un chemin vers la mer de l'autre côté de l'enclos. Nous vous devons beaucoup. Merci. Grazie. Soyez prudents. C'est stato molto, molto gentile. Il faut qu'on se dépêche de partir. J'espère qu'ils n'auront pas de problème. Tant qu'ils ne nous trouvent pas, personne n'aura de problème. Eh sì, infatti. Perché dovrebbero? Almeno mi auguro. Perfetto. Quelqu'un a vu un garçon et une fille traverser le camp. Ecco qua. Étendez les recherches. Oh non! Di andarsene veloci. Cazzarola, ma che cazzo? Droitement! Oh! Oddio. Oh! Pezzo di merda, molla, molla! Amicia! Oddio, no! On doit partir! Oui, oui! Oh! Ça tourne! Ta main. Tu saignes encore. Oh, Seigneur. Amicia, dai. Amicia. Tu es là. On doit partir. Oui. Il faut qu'on avance. Mamma mia, ragazzi. On dirait une carrière. On va là-dedans. Il fait tout noir. Non abbiamo molta scelta, molta scelta. Passi, un altro chemin. Les gars, on trouve un chemin. Allons à l'intérieur. Je sais pas. Tiens bien ma main. Tu as vraiment tué des soldats? Oui, j'ai perdu la tête. Tu me l'avais pas dit. J'avais trop honte. Allez, reste concentré. Non lo sapeva Hugo, ovviamente. Che guaio, ragazzi, che guaio. Amicia non sta bene comunque. Amicia, attends. Il y a des gens. Je n'entends rien. Comment tu le sais? Je les sens. Je pense que c'est les rats. Je peux essayer de me concentrer. T'es sûre de toi? Oui, ne t'en fais pas. Il senso dei ratti. Tieni premuto giù per creare una connessione tra Hugo e i ratti. Oui, je les vois. Ils sont là. Des soldats. Attends, comment? Les rats, ils sentent le sang des gens. Tipo radar.
C'est comme un bruit. Ou un écho. Alors, ils sont où ? Pas loin. Ils approchent. Je peux le refaire si tu veux. D'accord. Allons-y, prudemment. Ouvrez-la, soldats ! Que figata. Oh, oh. Je sais, ils sont là. Ecco. Arrêtez-les. Cazzo, sei proprio un genio, ragazzi. Oh, cazzo. È veramente un genio. Pensavo fosse un po' più in là, il primo soldato, sinceramente, quindi è andata male. Ok, allora, oh, guardate ragazzi, pure il dettaglio del cuore che batte, ma questa è una figata. Ok, allora, cerchiamo stavolta davvero di non farci beccare, possibilmente. Immagino di dover salire di là. Sì, immaginavo. Ok, allora, questa cosa può essere davvero molto utile per capire dove sono i nemici. Ovviamente anche da che parte sono rivolti. Per cui, allora, intanto raccolgo sto vasetto. Questo sta per tornare di qua, purtroppo. Oh, cazzo. Vabbè, però. Ah, ragazzi, un bel guaio questo. Davvero un grandissimo guaio. Devono fare sempre in modo che ce ne sta uno in mezzo ai coglioni. Sempre, puntuale. Proprio gira di qua. Sì, ovviamente. Sì, vabbè, però raga, ils peuvent pas s'échapper. Traquez-les. Ils savent qu'on est là. Seuls morts sont ici. Saisissez-les. Oddio di Gesù. Oddio di Gesù. Possiamo correre senza farci prendere, uscire lo stesso? Spero di sì. Ok. Stavolta mi è andata di culo. No, ils sont loin. Pour l'instant, concentre-toi bien sur eux. Attends. Ok, allora, non me può sempre andare di culo. Immagino, purtroppo. Quindi vediamo di correre. Correre il cazzo. Oddio. Ciao belli, è stato bello? Cazzo, qua non posso fare lo stesso, mi sembra di capire. Che culo, avanti tutta. Ecco qua, dai, non facciamo il tempo comunque. Perché ci abbiamo provato prima e la botola non è stata aperta, quindi niente. Uno non può ovviamente sperare di cavarsela sempre fuggendo. Pezzi di merda, l'hanno pensate proprio tutte. Magari potremmo cercare di ucciderlo con la fionda, almeno questo stronzo, perché di solito è questo che ci becca. Ok. Allora, di qua ce n'è uno, di qua c'è l'altro. Non temo che questo stronzo non si sposterà da qua. Ma magari... porco zio. No, raga. Vattene. Ok. Se sono fortunata. Ok. E intanto. Ok, il video della facecam si era stoppato non so da quando, ragazzi. Scusate, ecco qua. Amicia. Laisse-moi. On devrait attendre, Amicia. Non, il nous trouverait. On doit attendre ce bâtiment. C'est une église? Je sais pas, mais on est trop visible. Allons à l'intérieur, c'est peut-être plus sûr. Talento cautela sbloccato. Fouillez partout, trouvez la sorcière. Ils abbandonnent jamais. No, vabbè, regà, ma ce ne sono sempre tipo 3000. Dans la ville rouge. Che palle. Queste sono grosse rotture di palle, ragazzi. On va y arriver. Oui, et tu te reposeras. Ok. Basta stare un attimo, un secondo attenti, anche se comunque quell'arciere là sopra non aiuta. E questo qua che se fa il giretto probabilmente ci vedrà fra un attimo. Io azzarderei una cosa. On y est presque, Amicia. Molto rischiosa. Davvero rischiosissima. Aspettiamo, ragazzi, di vedere che questo stronzo. Oddio, ci vedrà. Ci vedrà quando si girerà. Oddio, ci vedrà. Dimmi di no, ti prego. E che purtroppo, ragazzi. Je le so. No, vattene. Ok, allora, quando lo stronzo se ne andrà, intanto facciamo fuori questo, ragazzi. Ok. Quindi uno è fuori. L'altro
Hein? Fuori. C'est fait. Oh oh. Ils sont trop nombreux. Aide-moi. Dovremmo scendere di qua. Io spero che non vengano a controllare qua sopra, sinceramente. Cerca sta ceppa. Vai, vai, vai. Ok. Facendo molta attenzione, apriamo qua. Oh. Oh Cristo, chi ha visto? Chi ha visto? Chi ha visto? No, questo sta venendo proprio qua. No. No, raga. Cioè, spariamoci veramente. Spariamoci direttamente. Oh cazzo, niente. E porco zio. Si accorgono di tutto, cazzo. Ecco, a posto. Infatti, si accorgono proprio di tutto. Via, 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 via. Ho fatto cose abbastanza folli, ragazzi. Non so se adesso potremo nasconderci. In effetti la vedo dura. In ogni caso, ecco qua. Questo ovviamente. Bella che continua a guardare lo stronzo. Oddio, oddio, ma ha visto. Porca di quella pupazza. Non credo che abbia funzionato, però vabbè. Ecco qua. Niente, tanto c'è sta l'altro stronzo. Ci stanno tutti gli stronzi qua, ragazzi. Ok, sono passata in mezzo al fango. Credo sia fango, non lo so. La situazione è, raga, è un guaio. È un guaio, va bene, è un guaio. Fatemelo dire, è proprio un guaio. No! Cazzo, il sasso. Ok, via dal cazzo pure te, per favore. Che c'è, per favore? Raga, che devo dire? Che c'è da dire? Non c'è un cazzo da dire. Qualsiasi strada si passi, ragazzi, è sempre strapieno. La feccia. Sarebbe a dire da voi? Il palazzo comunque oltre questo enorme buco qua, quindi forse passare da qua può essere un'idea un po' migliore. Lo scopriremo fra poco, ragazzi, lo scopriremo solo vivendo. Qui, e tu te riposerai. Ok, ho raccolto un po' di roba. Direi di approfittare, di scendere da qui, senza che ovviamente ci vedano. Li nascondiamoci per il momento qua dietro. Fare fuori l'arciere sarà facile, ovviamente, perché non ha elmo. Quindi dobbiamo semplicemente aspettare che questo stronzo si giri. Giri le proprie chiappone. Ok. Proviamo ad andare adesso. Ovviamente l'arciere sta salendo. È venuto di qua ora. Ora! Ok, fortuna vuole che ci facciano ripartire direttamente da qua. Però aspettiamo ovviamente che l'arciere si giri e muoviamoci sempre con estrema cautela. Allora, positivo che ci faccia ripartire da qua, perché evidentemente significa che è un luogo giusto, forse, dove arrivare per poter proseguire. Quindi restiamo giù intanto che lo stronzo di sotto è lì. Non so se posso ammazzarlo senza che quello se ne accorga giusto adesso, quindi direi di attendere. A volte la calma è la virtù dei forti. Ecco fatto. Allora, via libera. Almeno per ora, perché tanto i cari amici sono anche di qua. Quindi non canteremo vittoria, non adesso.
Raccogliamo i materiali che sono qua dentro. Allora, l'alcol è al massimo, quindi direi di creare un po' di tutto per poter sfruttare al massimo tutte quante le risorse, ragazzi. Quindi, sempre con molta calma, direi di scendere. Esci! Aspettare che il bastone... Fate qua. Non è nulla, vattene! No, regà, vabbè. Non mi fate parlare, veramente. Non ci posso credere. E via dal cazzo, pezzo di merda, che non sei altro, porca la miseria. Allora, io non so ovviamente da che parte sia meglio andare, ma per ora forse è meglio nascondersi qua. Dobbiamo salire e entrare di qua. Oddio, adesso mi stanno seguendo tutti. Allora, l'allarme è rientrato, ma... No, non è rientrato un cazzo proprio. Allora, la porta è di qua, ragazzi, la vedo. Perfetto. Ok. Pure stavolta ci è andata abbastanza di culo. Ça fait si mal. Je sais pas si je vais y arriver. Non, on partira d'ici. Je te protégerai. On ira sur l'île ensemble. Oui, il faut qu'on sorte d'ici. Mamma mia, ragazzi. È grave proprio la situazione. Emicia è allo stremo, non solo psicologicamente, adesso anche fisicamente. Tu sai, ça va aller. On sera bientôt à la mer. Sì, ma oui, bientôt. Il punto è ok, raggiungiamo il mare, ok, mettiamo pure il caso che riusciamo a prendere una barca. Davvero ottimo, un bellissimo spettacolo per un bambino. No, no, ne meurs pas. Je suis si fatiguée. No. Tu ne peux pas dormir ici. Allez, réveille-toi. Quoi? Non, non, ils arrivent. Non adesso, Amicia, non adesso, vite. No. Amicia, réveille-toi. Ils sont là, Amicia. Tu dois te réveiller. Oh. Avec moi. Oh non, des soldats. Non, non. Amicia, debout. Terra, ils sont là aussi. Non, ils vont nous voir. Je fais quoi? Ah, Amicia! Ah! Oddio. Ok, possiamo muovere l'orda e dirigerla. Davvero ottimo. Quindi possiamo ovviamente arrampicarci qua e mangiarli tutti. Festa e fiera, signori, tocca anche a te, bello. J'ai pas rêvé. Oh, tu te réveilles. Minchia. Est-ce que tu vas bien? Benissimo. Che s'est passé? Terra. È svenuta, poveraccia, cioè, regà. Ne t'inquiète pas. Ils nous ont aidés. Quoi? Hey, Terra! Tu vois ça? Terra! Oui. Il s'est passé quoi ici? Possiamo mangiare anche loro? Attention! Des soldats. Non. Non ce la può fare. Repose-toi, je m'en occupe. Comment? Tu vas voir. Subito, ora. Ugo può controllare un'orda di ratti. Tieni premuto giù per creare una connessione con i ratti. Mira a un'orda di ratti e premi R2 per prenderne il controllo. Ok, questa cosa non è una cosa bella, perché non so se a Ugo faccia piacere, ma ci può dare davvero una gran mano. Guarda che scappi bello. Voilà. C'est fait. Ecco fatto. C'était quoi ça? T'as vraiment... Oui. Tu peux te lever? J'ai pas le choix. Ripeto, questa cosa può essere molto utile. Davvero molto utile in situazioni di disperazione. Tu veux contrôler? Oui. Il me laisse les utiliser. D'accord.
partons d'ici, maintenant. Allora, niente, adesso dobbiamo tornare, ragazzi, alle solite mansioni, quindi fare luce per liberarci, purtroppo, cioè purtroppo, per liberarci della presenza dei ratti. Il punto è che non posso scendere lo stesso. Come faccio? Come faccio? Come faccio? Mi sa che ci toccherà usare uno di questi, ragazzi. Vediamo. Ok, è arrivato il momento. Veloce, Yugo, veloce, perché non durerà in eterno. Ok. Je li sento toujours dans ma tête. Ça siffle. Mamma mia. Tu les as contrôlés comme avant. C'est différent. Cette fois, j'étais dans leur tête. Attention, ils ne doivent pas prendre le dessus. Quello è il guaio. Potrebbe essere il contrario. Tu dois faire très attention. D'accord. Forse più usa questo potere, più magari la macula potrebbe prendere il controllo. Tutto può essere. Comunque, allora, se in questo esatto momento io non avessi Vasetti con me, ragazzi, perché fortuna vuole che io ne abbia un altro, come diavolo farei a passare? Parlamone. Parlamone sul serio, signori. Perfetto. Va bene, stavolta la fortuna ci ha accompagnato, quindi evitiamo ovviamente questi... Oh! Che cazzo è successo? Ho detto evitiamo sti cumuli di ratti! Oddio re Gesù, oddio re Gesù. Emozione, tu devi fare très attention. D'accord. Come esco? Come esco? Veloce, veloce, veloce! Veloce! Avoir froid. Oh, dépêchons-nous. Oui, ça va te réchauffer. Questo sarà un guaio, ragazzi. Oddio, sarà proprio un guaio. Allora, comunque non abbiamo nulla per poter migliorare la nostra attrezzatura, ragazzi. Quindi non possiamo farci assolutamente nulla. Proviamo a vedere qua sopra cosa c'è. Magari c'è qualcosa di utile. Oddio, da dove dobbiamo continuare? Scusate, perché ci stanno 10 porte. Non vorrei dire, eh. Pensavo che qua sopra ci fosse soltanto un attimo da sbirciare. Vediamo un po'. Ok. Oh, Seigneur, regarde la taille de cet endroit. Comment on va? On va y arriver. Ne meurs pas. Immagino che la cosa da raggiungere sia là in fondo e questo sarà un gran bel problema, ragazzi, che però affronteremo la prossima volta, nel prossimo video. Allora, io direi che la situazione comunque sta particolarmente precipitando. Purtroppo Emicia, ragazzi, ovviamente sta risentendo anche fisicamente, purtroppo, della fatica, delle battaglie, del colpo purtroppo che ha ricevuto, e questo potrebbe essere un gran bel problema. E inoltre ne sta risentendo, ovviamente, oddio, Robin mi ha fatto prendere un colpo, ne sta risentendo anche a livello psicologico, e questo già lo sapevamo. E Yugo, ovviamente, senza di noi, ragazzi, non so quante speranze potrebbe avere, quindi la situazione la vedo davvero davvero spinosa, quindi non so cosa pensare, non so cosa aspettarmi da qui in avanti. Fatemi sapere i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!